30 anni fa mi erano passate per le mani tutte le tecnologie possibili e immaginabili. Passare nelle mani vuol dire ricercare linee di prodotti per proporle al mercato italiano. A Francoforte c'era uno stand, io andavo sempre su un giorno prima. Il brand era Kai, erano quelli che producevano il campionatore. Come sempre mi sono fatto avanti e ho detto: scusate, è possibile avere un appuntamento con voi, senza chiedere cosa e come. Vennero in Italia e ci furono una lista di probabili distributori e loro visitarono tutti. E vennero ad Osimo, con gran piacere mi intervistarono e mi chiesero: qual è il modo con cui tu vorresti vendere a Kai in Italia? Gli indicai che avrei pensato di organizzare la vendita attraverso dei centri a Kai che avessero una stanza predisposta e allestita per registrare in tempo reale qualsiasi cosa che poteva venire a mente a musicista attraverso il campionamento. Quindi evitare che stiano i prodotti sopra il bancone o a rec e che ci fosse un commesso che spiegasse verbalmente. Dopo un mese io mi trovo in America per una visita dei fornitori, mi giunse la notizia che Akai aveva scelto e se andavo giù a firmare il contratto. Furono veramente degli anni importanti perché i seminari che facevamo almeno contenevano 100-200 persone. L'oggetto era il campionamento e il trattamento, come quando ai tempi dei grandi cambiamenti di società e di stili e di innovazioni c'era un interesse enorme negli studi di registrazione, nei musicisti, e nacque l'home studio. Vengo a un giorno in cui era in magazzino. Era l'impianto montato con il suo mixer, si doveva preparare una performance. Nelle mie mani c'era un microfono collegato al mixer. Per sbaglio o per abitudini, e la tecnica gestuale è di solito quella che ti porta al pensiero, cioè stai pensando una cosa ma lo stai già facendo, e esattamente qualcosa che poi non si deve fare sul microfono perché è come se fosse un uppercut alla capsula. Mi è venuto in mente di chiedere al mio collega, che era un ingegnere invece: scusami, puoi collegare sul canale attivo, stesso canale, tutto flat, un altro cavo? Ma ha provato a chiedere perché, il dove, lascia perdere. Ho cambiato e ho sentito una cosa diversa. Quindi può essere utile o curioso che questa voglia di fare cavi sia nato proprio da un momento estemporaneo, casuale. Ma io ho sentito una differenza. L'ho sentita non su una voce ben accordata, una chitarra, eccetera, o su uno strumento preciso. L'ho sentita su un rumore, mi sono infilato la testa lì, nel cavo. In occasione del 30° anniversario sono stati progettati, forse per una naturale emozione e entusiasmo, una serie di prodotti. Si abbina sempre di più le immagini dello stile del prodotto. Questo è verde, è un verde Jaguar. Questo è il connettore a pipa, ma è contenuto. E questo è il connettore dritto, molto contenuto. C'ha la testa con il bagno dorato, è molto flessibile, ha la qualità di reference, è affidabile, costruito come il cavo più importante di reference. Pensate che la differenza che c'è tra questo jack e questo jack, ok, è un tentativo di dare qualcosa di sempre di PVC vero. Hanno usatolo perché deve essere un odore non acrilico. Oltre a questo c'è il modello per il microfono, sempre Young, la serie si chiama Young Cable, che ha come stile il verde, un connettore abbastanza vintage ma moderno, e che se ci fosse una band che dice io voglio andare con, si ritrova con un cablaggio del genere. Quindi il primo pensiero è andato aggiungendolo alla linea dei prodotti di reference, mai sostituiti uno dal 1989, sono tutti esistenti. Questo è pensato per. Poi abbiamo tre oggetti pro. Uno è il modello 4. Il 4 è il musicista professionista che tutte le sere che va a suonare tira fuori il suo Snake ed è formato da 4 cavi, come il Rick 01, quello blu, per cui chi riconosce nel blu quella massima estensione di frequenze, in questo loom, in questo multi cable, ce ne sono 3 che servono per il send, per il return e per l'out. La whine esterna è blu,
flessibile in poliuretano, molto robusta. E poi il quarto conduttore è il cavo MIDI. Se non è MIDI, è il cavo di controllo, come avete visto mezza barba che ha per gestire la parte sia di alimentazione che di gestione dei preset, che abbiamo fatto noi il cavo fantasma. Ebbene, il cavo fantasma l'abbiamo messo dentro come quarto elemento. Sono tutti custom. Partiamo da 5 metri a 6 metri e mezzo, oppure a qualcuno che ne vuole 10 perché ne hanno bisogno per i loro palchi. Vuol dire che tutte le sere loro vanno in 20 secondi, hanno attaccato l'amplificatore e la pedaliera, anziché 1-1-1-1-1. Per i DJ che hanno un CD mixer e due CD DJ, abbiamo fatto un cavo che ha 8 conduttori, all'interno dei quali ci sono connettori per mandare sia il left e right, quindi XLR maschio che va sulla parte dell'amplificazione. Poi c'è il boost, che è quello del monitoraggio, quindi un jack TRS, e poi ci sono due RCA che sono quelli che gestiscono i CD DJ. Questo sia per il left che per il right. Non è estruso come il 4, ma è combinato, cioè c'è una guaina che contiene questi 8 conduttori, tutti molto identificati. Due prodotti altamente professionali per due segmenti diversi. Il quarto prodotto è un box che il 5 di maggio io ero a Tokyo, e se qualcuno va su qualche sito di un rivenditore, è un rivenditore del Pro Audio, per correttezza non dico il nome, ma è un leader a Tokyo, trova questa scatola che l'hanno aperta. All'interno c'è una coppia di cavi che servono per maschio femmina XLR oppure TRS XLR maschio, quindi da scheda a near field oppure da mixer a near field. Questi cavi sono stati scelti, misurati 2 anni fa dalla Sterling Sound di New York. E questo cofanetto dietro c'ha il numero di serie e davanti ci avrà anche il nome dello studio. Il quinto prodotto che stiamo presentando è l'UFO Box. Chi mi domanda che cos'è, io gli dico cosa non è. Non è enhancer, non è buffer, non è booster, tantomeno DI. Lui è un plug and play rispetto a tutti gli altri. Questo va sulla chitarra e qui ci va il cavo della chitarra. Quindi è plug and play, vuol dire che non c'è l'intervento del processore eventuale, e lo scopo è quello di tirar fuori tutto il possibile di colui che ha progettato lo strumento elettrico o acustico, perché si utilizza per chitarra o per basso, elettrico o acustico, della parte elettrica dei pickup, del disegno che aveva in mente il progettista, della parte della liuteria che interviene e della parte del legno acustica che possiede ogni strumento. Questi dati non vengono fuori tutti perché non riescono a venire fuori, vista che c'è un'uscita ad alta impedenza. UFO Box permette sia per strumenti attivi che per strumenti passivi di dare il quid in più di una cosa che uno ha comprato ma che non ha mai sentito. Aggiungo solo una cosa: il cantante che ha interesse di avere un pedale, adesso va di moda anche questo, dove tu hai l'ambiente e altri elementi che intervengono sul controllo della voce, dal microfono abbiamo fatto un cavo che esce e si splitta in due, dove in uno vai verso il canale che tu vuoi controllare e sull'altro invece vai direttamente al mixer. Quindi sul mixer vai, anziché un canale come di solito avevi, cantante, un cavo, andavi sul canale 1, adesso ci avrai cantante, un cavo fatto custom che va una linea bilanciata, va verso i controlli, che poi esce e va con un altro cavo al mixer, e l'altro invece va direttamente al mixer con una prolunga per avere il suono naturale come lo vorrebbe il fonico. Colui che ha un club e ha un computer e vorrebbe andare direttamente sul un diffusore, abbiamo fatto un cavo che ha quel tipo di qualità e con le connessioni giuste che vanno dal 3,5 fino a un XLR maschio che è sulla cassa. Io credo che il resto delle novità possono essere viste nelle prossime fiere. Reference, in un certo senso, sta partecipando a tutte fiere e sta svolgendo seminari sia presso i rivenditori per la formazione che presso i conservatori di musica
che presso scuole di musica, perché la formazione può permettere al musicista di entrare in un negozio come informato e chiedere al rivenditore la disponibilità di provare come potrebbe provare una chitarra, in quanto il cavo ha il ruolo non solo di connettere, ma di non far perdere il tono